potremmo dinamizzare il gesto del servizio. Che cos'è? È un gesto tecnico che si esegue senza interazione con l'avversario, nel senso che non arriva la pallina. Quindi non è come è dritto nel rovescio, nella volée, che la palla sta arrivando e può essere con diverse rotazioni, ok? No. Qua siamo noi a decidere come servire, perché possiamo decidere di lanciare la palla dove vogliamo per fare il servizio migliore. Possiamo anche stabilire delle rotazioni, quindi scegliere di fare un servizio in kick, fare un servizio in slice, fare un servizio piatto. Non andremo ad analizzare le varie tipologie di servizio, vedremo soltanto la prima di servizio, quindi il servizio piatto, in cui andremo ad analizzare i vari passaggi per avere la tecnica migliore possibile per portare la palla dall'altra parte in campo. È molto importante anche qua generare velocità sulla torsione delle spalle. Questo. È importante far passare la racchetta il più vicino possibile rispetto al corpo. In questo modo non faremo molta fatica, non avremo troppa resistenza nel fare questo movimento. Ok, quindi dobbiamo farla passare molto vicino, farla andare dietro con la torsione, a quel punto lanciare la palla con una ritmizzazione adeguata, quindi contando 1, 2. Ok? Quindi la ritmizzazione sarà di questo tipo: l'1 molto lungo, in modo da lanciare la palla su alto, e il 2 molto veloce. Ve lo faccio vedere. 1, 2. Ok? Questo è un servizio corretto.